Salve, bentornati ad A Tavola con la Prof. Io sono sempre la Prof, ma questa volta, visto che la ricetta era terribilmente complessa, ho avuto bisogno, forse me ne pentirò, ma di un aiutante con due zambine in più. Ho intenzione di raccontare la storia di Enrico VIII e delle sue sei mogli, quindi visto che sono sei, sono tante, spezziamo in due la narrazione e prepariamo una zuppa inglese in questa prima parte e un crumble di mele nella prossima. Quindi due dolci questa volta, due dolci tipici inglesi. Io sono contenta. Certo, si vede. anche a me si vede. Allora, per questa preparazione abbiamo bisogno di pezzettini di pan di Spagna. Pezzettati? Sì. Poi della crema pasticcera, a cui invece abbiamo aggiunto del cacao amaro per dargli un po' di sapore di cioccolato, ma soprattutto per averla di un colore diverso, perché si vedranno poi gli strati. E poi usiamo posa giù. Il liquore al Kermes, io ho aggiunto un goccino d'acqua, si può usare anche puro senza diluirlo, è un pochino più forte, ma dipende dai gusti. No, non puoi assaggiarlo, ci serve, per favore, non ho cuore, al massimo alla fine. Cosa abbiamo venuto a fare allora? A preparare, lavorare, dati da fare. E poi utilizziamo della panna montata e delle decorazioni, quindi scagliette di cioccolato, codette di zucchero colorato. E se io le voglio bianche, le codette? Le codette le prendi come sono, va bene? Sigla! Allora, devi sapere che Enrico VII Tudor d'Inghilterra aveva quattro figli, due maschi che si chiamavano Arturo ed Enrico e due femmine, Maria e Margherita. Ah, tra l'altro, Margherita come te, ma dai, credo. Ciao a tutti, io sono Margherita. Margherita. Le due figlie non avevano una grande importanza in realtà, se non come merce matrimoniabile, perché le utilizzavano... Merce matrimoniabile? Sì, sì. Ah, le utilizzavano proprio per le alleanze con le altre famiglie regnanti d'Europa, quindi al massimo servivano a quello. Quello che interessava ai regnanti ovviamente erano i figli maschi, perché avrebbero potuto chiaramente portare avanti la dinastia. Quindi il vero erede del trono era Arturo, che era il primogenito. Mi passi dal Kermes, per favore. Sì. Destinato chiaramente a succedere al padre. Quindi una prima alleanza matrimoniale viene stipulata con la famiglia inglese e quella spagnola da cui proviene la sposa, che è Caterina d'Aragona. Quindi avviene il matrimonio, tra l'altro caso abbastanza strano, i due sposi abbastanza vicini d'età, succedeva molto spesso che magari un vecchio di 50 o 60 anni dovesse sposare una ragazzina di 14 o 15, in questo caso invece sono stati abbastanza fortunati e tra l'altro pare che si piacessero anche abbastanza, cioè si trovavano molto simpatici, cosa uno con l'altro, che non era proprio l'ordine del giorno. Mi servirebbe la crema bianca, per favore. Quale bianca? E quindi i due si sposano, tra l'altro, sì, ma poi si vedono gli strati. Però questo matrimonio non produce subito degli eredi e tra l'altro Arturo purtroppo nel giro di un paio d'anni si ammala e muore. Quindi si presenta al padre Enrico VII un problema non di successione vera e propria, perché in realtà c'era ancora l'altro figlio, ma il problema era più legato a una questione economica, perché quando Caterina era arrivata dalla Spagna aveva portato vestiti, gioielli, mobili addirittura, e si era trasferita come si deve. Sì, certo, no, ma si usava così. E anche una certa quantità di denaro, proprio una dote in denaro, anche molto consistente. Il problema di Enrico VII era che a quel punto lui avrebbe dovuto, se avesse rimandato indietro la sposa, anche restituire il denaro che lui invece si era già speso, perché l'aveva utilizzato per delle guerre, per delle migliorie nei suoi palazzi, quindi era un grosso problema. Allora la sua pensata qual è stata? Ma ha detto, facciamo sposare la vedova del mio primogenito a Enrico, il figlio, che a quel punto era diventato lui principe di Galles, che è il titolo che portano gli eredi al trono ancora adesso. Quindi mi dice, guarda, in questo modo io non restituisco la dote, perché sarebbe stato un po', sarebbe complicato. Stato un po' complicato, mi dai la crema al cioccolato? Sì. E quindi... Io mi mangio tutta, no, bianca. No, perché ci sarebbe l'altra. E non solo, appunto, non doveva restituire la dote in denaro, ma in questo modo avrebbe già avuto anche sistemato l'altro figlio, già con una principessa europea, appunto. Quindi risolvono in questo modo. Tra Enrico e Caterina ci sono 6 anni, perché Enrico all'epoca ha 14 anni e Caterina ne ha già 20. Ed è già... Ed è già... Ed è già...
Lei è già vedova, è già vedova, ha 20 anni, e lui no, è ancora erede al trono, perché il padre non è ancora morto, però il prossimo, il futuro re. Quindi si sposano, mi dai la pagina per favore, hanno una figlia che sarà poi Maria, Maria Tudor, ma si presenta anche qui un problema, perché ovviamente uno dei problemi principali di queste famiglie regnanti era quella di assicurarsi il maggior numero possibile di eredi, in modo che appunto, siccome la vita media era abbastanza bassa all'epoca, in questo modo avrebbero potuto assicurarsi una dinastia, una discendenza. E quindi Enrico comincia a non gradire tanto il fatto che la moglie non gli abbia dato un erede maschio, e incomincia a guardarsi intorno. Ti ho vista, cosa sono? Volevo mettermi di sopra. Certo. Di guarda, si capiva proprio. No, vero, eh? Sì, dai, metti un po' la prima, la prossima la fai tu, quindi stai attenta a quello che fai. Quindi. Guarda come è carino. Va bene, va molto bene, infatti. Ancora una qui. Metti lì. Adesso passami un cucchiaino, così questa è finita, la prossima la fai tu. Ok. E vediamo, sì? Sì. Quindi, lui comincia a guardarsi attorno, tra l'altro lui sapeva, io intanto ti guardo, ti racconto, sì. Intanto dico, lui sapeva che poteva avere figli maschi, perché ne aveva avuti altri. Devi sapere, Enrico VIII era uno a cui piaceva molto prendere, come possiamo dire, delle tazze di tè con delle damigelle, cortigiane, insomma, faceva merenda volentieri con delle tazze di tè. Sì, ancora un pochino sui bordi. E quindi lui sapeva di poter avere dei figli, chiaramente, però questi figli non potevano essere legittimi. Non inviterò mai più qualcuno a prendere una tazza di tè. Perché non erano dei figli avuti da una moglie, da una regina sposata, e quindi non poteva riconoscerli. Va bene, adesso gli metti il liquore, faccia un po' di rosso. Rischio per la lui, catastrofe. Lui che cosa fa? Nel frattempo mette gli occhi su una damigella della regina, non un po' di più. Ancora? Sì, un po' di più. Che si chiamava Anne Boleyn. E faccio fastidio. Va bene. Poi ci metti la crema con la chiara. Ma appunto non può sposarla. Oltretutto, questa Anna gli dice: momento, io il tè lo prendo volentieri con te, ma. Ah, mica scelta. Però prima voleva essere sposata e incoronata regina. Ma questo non ricordavo. Era figo come si vede nelle serie TV? Sembra proprio di no. Ah, bene! Però all'epoca dell'epoca non è che fossero così affidabili, per cui erano dei pittori che li facevano, non li facevano delle foto. Dei pittori, tra l'altro, pagati dal re stesso? Sì. Ah, metti un po' di più. Vuoi ancora un po' di più? Venivano belli per forza. Certo. Quindi, dai, su, perché? Bene. Lui non sa come fare, comincia a cercare di convincere Caterina con le buone, e lei dice: ma che divorzio? Io sono tua moglie, sono sposato davanti a Dio, il popolo inglese, eccetera, non ce ne parla proprio. Quindi lui non sa come fare, allora si rivolge al Papa. Il Papa era un suo grande amico, l'aveva nominato difensore della fede, addirittura tanto Enrico era, pare, una persona molto era un papa fervente, ciccia. Era un papa e ciccia. Ma il Papa dice di no, perché tra l'altro lui era un grande amico della corona spagnola anche, e ovviamente concedere il divorzio alla figlia dei regnanti spagnoli era come andare proprio contro a questa alleanza, quindi rifiuta di concedere il divorzio. Alla fine, perché teneva di più agli spagnoli che Enrico, è vero, ma perché gli spagnoli li aveva molto più vicini a casa e lo difendevano di solito, quindi era un'alleanza anche militare. Per cui Enrico, scornato un'altra volta, deve accettare questa. Va bene, lo bagni di nuovo un po'. Studia un'altra soluzione. A questo punto scinde la Chiesa d'Inghilterra da quella di Roma e si autonomina capo della Chiesa inglese. Quindi a quel punto può prendere tutte le decisioni che vuole. Per cui divorzia da Caterina, sposa Anna. Nel giro di poco hanno un'altra figlia. Purtroppo di nuovo femmina. Pensate che all'epoca uno strato di cioccolato, all'epoca le mogli che fossero nobili, che fossero regine, contadine, non importa, borghesi, chiedevano scusa al marito quando nasceva una figlia femmina, perché tutti volevano solo eredi maschi. Chiedevano scusa, all'epoca la conoscenza scientifica non permetteva di stabilire di chi fosse la responsabilità. Per sicurezza si dava la colpa. Si dava la colpa alle donne. Quindi certo, e anche Anna chiede scusa ufficialmente a Enrico per avergli dato una figlia femmina.
Ne nascono degli altri anche alla regina Caterina, ne erano nati degli altri, ma nessuno arriva neanche a compiere 5 anni, muoiono tutti prima, la mortalità infantile era altissima. Per cui lui è già stufo di Anna, non ha avuto questo erede maschio, la regina comincia ad avere un po' di pretese, allora montano una congiura e la dichiarano una strega, la dichiarano una strega, accusano di stregoneria. Trovano dei testimoni che dicono di averla vista compiere degli atti di stregoneria, addirittura dicono che sia nata con un sesto dito nella mano che poi si è fatta togliere. Insomma, un modo per levarsela dai piedi proprio e agitare un po' perché... Però non fai giuffetti. Non fai giuffetti. Per cui la condannano a morte, e lei però le fa un ultimo regalo, perché di solito... Allora, i delinquenti comuni... Una pilota dell'omaggio? No. I delinquenti comuni venivano impiccati, i nobili venivano decapitati, ma lui fa arrivare appositamente dalla Francia un boia specializzato che utilizza una spada affilatissima, ma non è quello tanto, è il metodo, perché lui fa inginocchiare il condannato, nasconde la spada sotto la paglia prima che lui la veda, poi manda un suo garzone in mezzo al pubblico che assisteva, tra l'altro anche il pubblico lì è annoiato, non è che si potesse due o tre colpi di ascia, se ne poteva più, poi se andava male non si distraeva un attimo, che c'è alle 6 tardi. Poi si distraeva un attimo, non vedeva la decapitazione, nessuno soffriva volontario per farne un'altra. Quindi lui dice al garzone, portami la spada, il condannato istintivamente gira la testa verso il punto indicato dal boia e nel frattempo il boia strappa la spada sotto la paglia e taglia la testa alla regina. Pare che fosse un metodo per far meno soffrire, insomma, Enrico come ultimo regalo di nozze. Che carino. Questo bel gesto, proprio un bel gesto, praticamente... Ci dà un taglionetto. Nel frattempo lui sta già, perché i re non possono assistere all'esecuzione dei condannati. Guardate lei, scusate. Si fanno decapitati da sola. Esatto. E lui, mentre la regina viene decapitata, sta già passeggiando nei giardini della reggia per mano a James Seymour. Non ha perso tempo. Che è una damigella di corte molto timida, molto delicata, viene sposata immediatamente e finalmente lei produce il tanto desiderato erede maschio, Edoardo. Però, pur avendo avuto il buon gusto di produrre questo erede maschio, ha quello invece cattivo di morire di parto dopo 2 settimane di febbre. Brava, bravissima. Di febbre puerperali, anche quelle all'epoca erano frequentissime. Per cui il re si ritrova di nuovo. Cioè, morivano di parto proprio. E non durante il parto, alcune sì, ma questa in questo modo particolare, non durante il parto, ma con delle febbre che colpivano le donne dopo, qualche giorno dopo delle febbre. Ma quindi riuscivano all'infezione. A partorire, ma poi... E poi sì. E quindi il bambino finalmente c'è, ma Enrico si ritrova di nuovo senza una regina. Non fosse successo, probabilmente la storia sarebbe andata diversamente. Questa potrebbe essere la regina definitiva. E invece noi così abbiamo occasione di preparare un altro dolce, vedere come vanno le altre 3 mogli. Guardate come sono rimasti belli colorati questi strati. Adesso noi li rimettiamo un po' in frigo perché la panna se no si scioglie. E abbiamo terminato. Se vi è piaciuta Margherita, scrivetelo, ma immagino ci saranno pochi commenti. No, se vi è piaciuta la nostra storia, segnalatelo e fateci sapere se avete piacere che io vi abbini dei racconti storici, letterari a qualche ricetta e di conseguenza ci attiveremo. Condividete. Grazie. Un ciao. Ciao. Aspettate, aspettate a chiudere, mi raccomando, se vi siete divertiti, condividete con gli amici, se non vi siete divertiti, condividete con i nemici per fargli un dispetto e mi raccomando anche iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate di A Tavola con la Prof.